Benvenuta alla nostra casa, Eddie. Abitiamo in un palazzo storico in centro di Milano che ci offre tantissimi dettagli molto speciali. Per esempio, questo ingresso lo trovo molto bello e è una delle cose che mi ha affascinato di più di questa casa perché è tondola e finisce così. Bellissimo. E qui ho messo un po' di cose che mi piacciono, come questo quadro di un amico, è una collaborazione tra un amico, tra due amici, uno fotografo e uno stylist. E, lo trovo bellissimo e si chiama The African Bride. E i colori sono stupendi e la cura dei dettagli sono stupendi. E poi da questa parte ho tutti i miei cosini, portafortuna che mi ha dato diversi membri della famiglia o che ho trovato in giro per il mondo. La sala di pranzo, un'altra stanza che mi piace tantissimo per i dettagli, come il pavimento a mosaico che lo trovo stupendo. Poi abbiamo questo tavolo che appartiene dalla famiglia, che è un'originale scarpa e questo mobili che abbiamo trovato nella sede di Pirelli e abbiamo trovato che è molto carino come credenza e abbiamo riempito questa stanza con le lampade interessanti. Questo è stato trovato in un mercato e poi ci sono anche quelli al muro che sono molto molto belli. La luce qua è molto bella e la vista da questa stanza è anche molto molto bella. Sì, guardiamolo. Eccoci nella sala. La sala è molto ampia e luminosa e i pavimenti originali che sono veramente belli nella mia opinione. Qui abbiamo un riscatto dei pezzi che abbiamo avuto nella nostra vecchia casa e abbiamo preso alcune cose nuove per riempire questo spazio. Io amo mischiare i colori, così vedete qua che c'è questa sedia che è velluto con viola e un verde, o invece ci sono questo divano che è marrone, o quest'altro divano che è fucsia. Poi i punti di colori sono arancia, o questo mobile in rosso. Mi piace mischiare perché mischiare rispecchia veramente la mia attitudine, il modo in cui vedere il mondo, anche il mio heritage caraibico. Sono nata in Giamaica, da quando ho aperto gli occhi ho visto colori caldi, energia calda e io provo sempre di portare tutto questo nelle case in cui abito. Questa è la nostra camera da letto e abbiamo costruito questo armadio davanti, ricoperto in tessuto, attaccato sul muro e questo è principalmente il mio armadio e questo è il nostro letto. È un letto di Philip Stark che ho ordinato prima di trasferire in Italia e prima di veramente capire il sistema di dimensioni centimetri che noi usiamo feet negli Stati Uniti e andava bene per le due case precedenti e un po'
troppo grande per questa casa, essendo un California King che è praticamente 2x2, ma sono troppo affezionata e non riesco a cambiarlo. Ecco il mio studio, questa è la stanza che vedete in copertina e sono molto commossa che questa stanza viene messa in copertina perché è lo spazio in cui creo il contenuto che vedete sul mio sito o sui miei social. Vorrei ringraziare tantissimo Luca Dini, il direttore di AD Italia, e Alessandro Pellegrino, e vorrei ringraziarvi per mi aver seguito in questo tour e vi auguro tante belle cose. Un bacio, grazie.